processuale. Io cercherò di limitare la mia impressione alla valutazione più di tipo politico-amministrativo che di tipo giudiziario, proprio per evitare di cadere poi in qualche polemica inutile con qualche articolo. Perché sindaco, io capisco lo sforzo che tu stai facendo, lo condivido e ne capisco anche l'urgenza, perché oggettivamente questa è una situazione che va avanti, lo ripeto, da 22 anni, con uno spazio, quello dell'area del Natale, dell'area del mercato, che oggettivamente è stata occupata per tanti anni senza neanche capire il come ciò sia avvenuto in un momento di una velocità costante da parte dei conduttori del prezzo. Però alcune riflessioni vanno fatte, anche perché io credo che stamattina noi non siamo in condizione di poterci pronunciare su questo deliberato. Ma lo dico con condizione di causa e motivando questa mia intenzione manifesta. Vedete, innanzitutto, nella delibera che noi oggi dovremmo votare, si fa un po' di riferimento a una serie di relazioni che però non vengono allegate nel corpo della delibera, che determinerebbero l'ammontare del canone localizio. In realtà di queste relazioni che si fa più forte menzione nel corpo della delibera, addirittura ce ne sarebbero tre, però poi non c'è un allegato che ci consente di poterci esprimere rispetto a questa comunità o meno che sia. E quello che mi ha preoccupato dalla lettura degli atti e che anche l'avvocato Gerone, chiamato a prendere un parere momentale, ci dice in maniera abbastanza chiara e puntuale, anche se sulla stessa relazione dell'avvocato Gerone qualcosa da dire ci sarà, però sulla determinazione del canone lo stesso avvocato Gerone ci dice: non sono in condizione di potermi esprimere, non avendo agli atti documenti che mi diano la possibilità di poterlo fare. La stessa riflessione che fa l'avvocato Angelone nell'esprimere il parere della verità, da parte del Consiglio di San Carlo e del Consiglio Comunale, unitamente a chi ha letto gli atti che sono contemplati all'interno di questo deliberato. C'è poi un'altra questione, a mio avviso, ancora più preoccupante, ma è vero che ne fa menzione lo stesso avvocato Angelone. L'avvocato Angelone, tra l'altro, nel 1992 veniva incaricato dalla Comune per difendere comunque la sede giudiziaria proprio per la questione del contenzioso in atto, per cui secondo me il parere non è di un avvocato così interessato, non è un elemento di riconoscimento nella maniera più assoluta, però lo stesso avvocato Angelone ci fa nascere un'altra preoccupazione. La transazione nasce dalla differenza tra dare e avere. C'è il comune che deve avere delle somme che io non dovrei essere certo, perché sono frutto di una semplice somma di addetti determinati da canoni di fatti locazioni non pagati nel corso di 20 anni di gestione da parte del consorzio interessato, da parte dell'associazione, da parte dell'associazione. Meno tempo e tempo comune anche nei confronti di questa stessa associazione. Perché in maniera più generica, all'interno del corpo della delibera, si fa riferimento a spese di straordinaria manutenzione e a spese di pulizia, che sarebbero per convenzione toccate al comune e che in realtà furono a loro detta, specifico a loro detta, anticipate da questa associazione. Però ho specificato a loro detta perché in teoria dall'atto di nostro possesso nulla viene specificato e documentato per Pafas rispetto a come questo credito va dato all'associazione è nato e ne parlato nei confronti del comune di Casone. Anche perché trattandosi di lavori straordinari, io credo che quantomeno ci sia stata una relativa autorizzazione
potermi fare l'associazione che ci vediamo in questo giorno. Yes.